Buongiorno e buona Domenica delle Palme da parte mia e di tutta la nostra redazione. Benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le parole del Ministro Speranza, che ha detto che la campagna di vaccinazione contro il Covid è la priorità assoluta del Paese. Il Capo di Gabinetto si è recato a Latina in occasione di una visita ai carabinieri del NAS proprio nel Lazio. Ha detto la campagna di vaccinazione deve proseguire in modo importante, siamo a 250.000 somministrazioni in 24 ore, dobbiamo fare ogni sforzo per arrivare a 500.000 ogni giorno. Inoltre il commissario Figliuolo, che ha visitato l'hub di Messina, ha detto arriveranno la prossima settimana oltre 1 milione di dosi Pfizer e 500.000 di dosi Moderna e circa 1,3 milioni invece di dosi AstraZeneca. Dunque bisogna proseguire in modo importante, ha detto anche Figliuolo. Inoltre sul piatto ci sono 11 milioni di dosi che devono assolutamente proseguire, insomma, da questo punto di vista. Attenzione particolare anche per quanto riguarda la Sicilia, ha detto bisogna raddoppiare le vaccinazioni, bisogna insomma giungere intorno alle 50.000 somministrazioni al giorno, come grazie a nuovi hub e nuovi punti di vaccinazione, attuando una strategia che prevede la capillarizzazione per andare a trovare e vaccinare anche nelle zone più impervie, oltre ai grandi hub nelle città come Messina, ha concluso il commissario Figliuolo. Ora i dati Covid nazionali: nel più recente bollettino sono 23.839 i nuovi positivi a fronte di 357.154 tamponi processati. Il tasso di incidenza si attesta al 6,7%. I deceduti sono stati 380 per un totale da inizio periodo pandemico di 107.636. vittime. Per quanto riguarda invece il reparto ospedaliero, aumentano sia le terapie intensive, con il saldo che fa segnare più 7 posti letto occupati, al pari dei ricoveri ordinari che invece sono più 149. Sul punto sentiamo il consueto report settimanale con Gianni Rezza. Questa settimana in Italia assistiamo ad un lieve miglioramento della situazione epidemiologica, con un RT che scende a 1,08. La scorsa settimana era intorno a 1,16 e l'incidenza che va al di sotto del 250, intorno a 240 per 100.000, rimane però decisamente elevata. Per quanto riguarda il tasso di occupazione di area medica e dei posti di terapia intensiva, purtroppo invece abbiamo un aumento dovuto al fatto che nelle scorse settimane si sono accumulati molti casi di Covid-19. Infatti il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 39%, quindi più elevato rispetto alla scorsa settimana. Data la situazione, bisogna continuare a mantenere le misure di prevenzione e controllo e soprattutto accelerare la campagna vaccinale per immunizzare quante più persone possibile. In Campania i dati di competenza dell'unità di crisi regionale certificano 2.209 nuovi positivi con 693 persone sintomatiche, i tamponi molecolari sono stati 20.061, gli antigenici 4.041, i deceduti sono stati 31, con 22 vittime nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. Alto però il numero dei guariti, sono stati 2.328 in una sola giornata. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, i posti di terapia intensiva a disposizione della regione sono 656 e ne sono occupati 168, mentre invece sono 3.160 i posti letto di degenza ordinaria, ne sono occupati 1.594. Restiamo proprio in Campania, perché la Regione ha voluto avvisare i cittadini su alcune fake news che stanno girando in questo periodo, in particolar modo attraverso le chat e i sistemi di messaggistica degli smartphone, che riguardano informazioni fallaci sulla campagna di vaccinazione. Per evitare qualsiasi confusione ed errore, la Regione Campania ha invitato tutti i cittadini a verificare sempre ogni notizia consultando il sito e i canali ufficiali della Regione Campania e dell'unità di crisi, che vengono costantemente aggiornati con comunicati e bollettini relativi proprio non solo ai contagi di coronavirus, ma anche e soprattutto alla campagna di vaccinazione.
Domenica importante perché dopo oltre 2 mesi di stop sono ripresi i voli diretti da Londra all'aeroporto di Napoli Capodichino, interruzione determinata dall'emergenza sanitaria nel Regno Unito. Dunque un'ordinanza del Ministero della Salute ha previsto che tutti i passeggeri però devono essere sottoposti a tampone molecolare all'arrivo nello scalo. L'organizzazione è coordinata dall'USMAF, ovvero l'Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero. Sarà proprio il personale ad effettuare i test coadiuvato dai volontari della Protezione Civile regionale, l'unità tecniche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici. Il volo in arrivo è giunto alle 10:25 per la compagnia Ryanair. Inoltre, da Napoli, con lo stesso velivolo, sarà ripristinato anche il collegamento con Londra. Sul fatto di cronaca tra Marano di Napoli e Villaricca, il ritrovamento di 2 cadaveri a seguito di una rapina. Ai danni di un 26enne giungono degli aggiornamenti perché il 26enne Giuseppe Greco, che con la sua Smart, secondo quelle che sono state le ricostruzioni finora condotte, ha speronato lo scooter con a bordo i 2 rapinatori, entrambi pregiudicati, che lo avevano appunto rapinato del Rolex. L'uomo li ha fatti rovinare sull'asfalto e i 2 sono morti. Nell'accaduto, ecco, l'aggiornamento è che il 26enne è indagato per omicidio volontario. L'episodio è avvenuto nella serata di venerdì tra Marano e Villaricca, nel napoletano. Weekend di annunci invece ad Avellino, con una diretta social, il sindaco Gianluca Festa ha svelato che ci sarà il nome dell'archistar che curerà il progetto della dogana, e Massimiliano Fuxas, architetto e designer italiano che dirige lo studio Fuxas con sedi a Roma, Parigi e Shenzhen in Cina. È stato inoltre visiting professor presso l'École Spéciale d'Architecture di Parigi, l'Accademia delle Belle Arti di Vienna, Stoccarda e New York. Ascoltiamo proprio le parole del primo cittadino. Preparatevi, allacciate le cinture. Sto per svelare il grande nome. Silenzio, massima attenzione. Rullino i tamburi, suonino le trombe. A me gli occhi. Cara città di Avellino, cara comunità avellinese, il nome dell'archistar che progetterà la nostra dogana è, udite, udite, Massimiliano Fuxas. Massimiliano Fuxas. Massimiliano Fuxas. Straordinario. Un nome incredibile. Fino a qualche tempo fa, solo immaginare che Avellino potesse ospitare un'opera d'arte di questo straordinario, eccellente artista internazionale sembrava un sogno. Oggi è diventato realtà. La nostra dogana, uno dei simboli della nostra città, porterà la firma del grandissimo Massimiliano Fuxas. Questa era una delle sorprese che avevo annunciato alla città che con grande piacere e orgoglio governo, insieme a una grandissima squadra impareggiabile, che ringrazio per il sostegno che non mi fa mai mancare. Massimiliano Fuxas, questo è il regalo che faccio di cuore alla mia città. Grazie, ci vediamo alla prossima diretta. Buona serata. A Eboli, secondo giorno di difficoltà perché gli operatori mercatali legittimati dall'ordinanza 11 della Regione Campania sono stati però verbalizzati dalla Polizia Municipale con 400 euro di verbale, 18 nella giornata di sabato, 4 venerdì. A tutela degli operatori mercatali, l'ANVA Confesercenti ricorrerà al comando della Polizia Municipale, proprio del Comune. In caso di esito negativo, si inoltrerà il ricorso al prefetto. Sentiamo sul punto proprio l'allarme dei mercatali. Allora, questa mattina siamo qui al mercato ad Eboli. Ancora una volta i vigili urbani, la Polizia Municipale, sta facendo contravvenzioni agli operatori ambulanti. Sono contravvenzioni contro legge. Tra le altre cose, si stanno dando anche la zappa sui piedi.
ci contestano il fatto che loro non hanno applicato il piano di sicurezza. Assurdo, mentre le attività sono in difficoltà, loro pensano di elevare verbali da 400 euro. Noi li contesteremo, la categoria è ben rappresentata, l'ANVA Confesercenti è presente a tutti i livelli. Come ANVA, come Confesercenti, siamo qui con i nostri avvocati. Non faremo passare questa linea dell'amministrazione. A Somma Vesuviana, importanti novità dopo oltre 17 anni, perché sono iniziati al cimitero locale i lavori di recupero di un'opera importante come la cappella sepolcrale del Santo Rosario. Il progetto prevede la realizzazione di loculi di due distinte capacità, 145 di tipo 1 con 6 cassetti di zinco e altri 173 di tipo 2 con 4 cassetti di zinco, una realizzazione di ben 318 loculi nuovi, insomma, come si diceva, un progetto importante che la città attendeva da oltre 17 anni. Ci spostiamo ora a Caserta, l'aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro: sono 324 i nuovi positivi al Covid su 2351 tamponi processati, per un tasso di incidenza del 13,78. Percento i guariti sono stati 246, dunque nel saldo complessivo aumento di 71 contagiati in provincia. I deceduti invece sono stati 7. I comuni con il maggior numero di casi attivi sono Caserta con 607, Maddaloni con 526, Marcianise con 491 e poi c'è Aversa con 313. Proprio a Caserta il sindaco Carlo Marino ha rilasciato con un videomessaggio importanti dichiarazioni, augurando anche a tutta la popolazione una buona Domenica delle Palme. Sentiamo. È Domenica delle Palme. Intanto auguri. Auguri a noi tutti, ai casertani. È una Pasqua particolare, una Domenica delle Palme particolare, perché c'è ancora una pandemia in città, c'è ancora tanta sofferenza, abbiamo tante persone ancora che sono in terapia intensiva, ci sono tante famiglie che hanno sofferto perché non hanno più i loro cari. Sappiamo tutti che è un momento difficile per il nostro paese e per la nostra comunità, però è anche un momento importante perché le vaccinazioni continuano tutti i giorni, perché il nostro centro vaccinale è il migliore della Campania, perché a Caserta abbiamo i vaccini che si stanno facendo e siamo la città dove si fanno più vaccini in tutta la Campania. Quindi c'è un dato positivo, c'è una percentuale, abbiamo più di 600 positivi in città ancora, e quindi ci deve essere tanta tanta attenzione. Siamo più fortunati degli altri, perché sostanzialmente abbiamo o più capacità degli altri, come la vogliamo dire, perché abbiamo una media dei nostri positivi al di sotto di quella regionale, molto migliore di tante città sia della provincia di Caserta ma sia della regione Campania. Però proprio perché abbiamo dei dati buoni dobbiamo continuare sulla nostra attenzione, sul nostro buonsenso, sulla nostra responsabilità, sul nostro voler salvare la vita dei nostri cari, sul voler stare attenti con evitare assembramenti, evitare tenere ben conto del distanziamento sociale, regole igienico-sanitarie e mascherina sempre e ovunque, mascherina. In tutto questo, prima all'inizio ho detto tanti auguri di una buona Domenica delle Palme, e vorrei ascoltare la parola della Comunità Episcopale Italiana, vorrei tener conto della parola del nostro Padre Vescovo, il quale ci ha rappresentato che questa è una domenica dove non si devono benedire le palme e si deve invece evitare in tutti i modi contatti, contaminazioni. Non acquistate da ambulanti in strada o da persone che vogliono vendervi il ramoscello d'ulivo. In questo momento dobbiamo tener conto nel nostro cuore della nostra benedizione. Abbiamo tante forme per trasferire ai nostri cari l'affetto che trasferisce un ramoscello d'ulivo, il segno di pace, il segno di stare insieme, il segno di costruire il futuro della nostra terra. Mi raccomando, possiamo ascoltare la messa, ci sarà per televisione, sui social, quella del Papa, ci saranno i tanti pagine Facebook dei nostri parroci, ci sarà quella del nostro Vescovo,
Abbiamo tante forme, non affolliamoci, andiamo in tutti gli orari. Chi vuole comunque andare in chiesa, andiamoci negli orari, distribuiamoci negli orari, non andiamo tutti agli stessi orari. E mi raccomando. Prosegue l'Italia il suo percorso contro la Bulgaria questa sera alle 20:45 a Sofia. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni. Bulgari con il consueto 3-4-2-1 con Iliev tra i pali, Dimov, Bocikov e Zanev in difesa, centrocampo Popov, Konstantinov, Ciocev e Sisinio con Yomov e Despotov alle spalle di Dimitar. Iliev dunque unico cambio con Ciocev al posto di Malinov. Per quanto riguarda invece l'Italia, qualche cambio in più per Roberto Mancini, assenza certa di Domenico Berardi, rientrato già in Italia per un affaticamento agli adduttori, dunque spazio dal primo minuto per Federico Chiesa con Belotti che giocherà al posto di Immobile, confermato invece Lorenzo Insigne sulla sinistra. Dei cambi anche a centrocampo con Barella e Sensi titolari insieme a Verratti, in difesa Spinazzola, Florenzi, Acerbi e Bonucci tra i pali, confermato Donnarumma. Oltre a Berardi hanno anche però lasciato il ritiro della nazionale Ciccio Caputo e Giorgio Chiellini per infortunio, dunque non saranno a disposizione né questa sera contro la Bulgaria né mercoledì contro la Lituania. Con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi rinnovo gli auguri di buona domenica delle Palme, arrivederci.